Cari amici, benvenuti in questa nuova live dedicata agli Under Simulator. Me ne avete chieste diverse di queste live ed è il momento che io cerchi di accontentarvi il più possibile, appunto, facendole. Sperando che la condizione della connessione non sia un po' troppo critica, perché sì, a volte capita anche che la connessione vada a quel paese. Stanotte ero lì tranquillamente che mi stavo sentendo un video, a un certo punto sento la voce che parla e si fe... connessione andata a quel paese. Allora parliamo un po' della challenge di oggi. Mi avete proposto di fare una challenge in cui si fanno fuori tutti i leader dei club, e come potete notare dal fatto che siamo qui nel piazzale della scuola e tutti i gruppetti sono formati da leader e tutti i membri del club, abbiamo veramente veramente tanti leader da fare fuori. Con tanti leader intendo perlomeno una decina. La nostra piccola Iano dovrà veramente farsi un mazzo enorme per riuscire a combinare le cose come si deve, soprattutto per quanto riguarda il leader del club sportivo, che quello sarà quello che probabilmente mi darà più problemi. Intanto prendiamo un coltello, teniamolo in tasca perché non si sa mai. Aiano, mettilo via per il momento, grazie, non è il caso che tu te ne vada in giro con il pugnale visibile. E adesso vediamo se riesco a fare fuori qualcuno. Ho deciso che potrò utilizzare il sistema del club di musica, dove c'è la tartaruga che ti purifica l'anima. Quindi l'ultimo club da tirare giù sarà quello appunto di musica. Tutti gli altri dovranno essere tirati giù molto prima. Probabilmente comincerò da quello di gaming, perché lui è sempre per gli affari suoi. E non è detto che non entri in qualche club preventivo per potermi semplificare la vita, per esempio dando la colpa a qualcuno. Così se do la colpa a qualcuno ho il problema in meno dell'atmosfera che cala da morire. Quindi adesso andiamo nel club di arte e vediamo un po' come fare. Ci siamo qualche trucchetto, ma non voglio usare cheat, non voglio usare easter egg, non voglio usare death note, non voglio usare niente. Per tutti quelli che stanno entrando adesso, no, non ho ancora ammazzato nessuno. Si comincerà tra poco però a farlo, ma prima voglio fare una piccola cosa magica. Vediamo se riesco a farla, eh. Anche i club di fotografia saranno un casino da uccidere. Riuscirei a uccidere Budo? Non lo so, Budo poverino è anche talmente figo che mi dispiace ucciderlo, ma oh, capita, a volte capita di dover uccidere anche la gente figa e non si può far nulla. Adesso userò un trucchetto che serve per non prendermi la colpa degli omicidi, ma per darla a qualcun altro. Vi spiegherò nel dettaglio questo trucchetto del taglierino in un video apposito che ho già registrato e che metterò quanto prima. Adesso non devo fare altro che entrare un attimo nel club di teatro. Ecco, se ne sta già andando. Io volevo... scusi lei, scusi, io volevo entrare un attimo nel teatro. Oh no, devo... Aspetta, vieni un attimo con me, seguimi un attimo. Voglio vedere se riesco a convincere a farmi entrare nel club di teatro, se no non posso utilizzare il mio trucchetto. Ora che siamo all'interno del club, ti dispiacerebbe parlarmi del club, per favore? Siamo dentro il club, perché non mi parli? Accidenti, mi sono persa l'attimo per il taglierino. Vabbè, vuol dire che userò il taglierino come arma. Pazienza, lo useremo per qualcun altro sto trucco. Anzi, sai che cosa? Mi hai rotto le scatole, non me ne frega più niente il trucco del taglierino. Guarda, vieni con me che ti voglio fare fuori. Guarda, basta, mi hai rotto. Vieni con me. Si va nello stanzino magico, guarda, si comincia con te. Non mi hai aspettato per farmi entrare il tuo club, ti ammazzo, fine. Ciao Ciro, ti ammazzo, fine. Ora si va nello stanzino e si muore, vieni. Guarda, ti faccio vedere, c'è una chiave inglese simpaticissima qui, che è fatta apposta per quelli come te, che devono morire. Aspetta, un secondo. I bulli fortunatamente non fanno parte di nessun club. Guarda, allora, guarda amico, devo dirti che non ho censurato. Aspettate, proviamo a premere F9, speriamo che YouTube ce la mandi. Mi dispiace, colpa tua che non mi hai fatto entrare nel tuo club. Avresti dovuto farmi centrare, sarebbe stato opportuno per la tua salute mentale farmi entrare nel club e fuori uno. Mi dispiace anche a me per Budo, ragazzi, ma non ci si può fare nulla. Allora, puliscimi le armi e magari puliscimi anche i peccati. Ecco, appunto, ops, non è successo niente. Anche te dove farti fuori, ma poi se mi chiudono questo club è un problema. Volevo utilizzare il metodo taglierino, pazienza, lo utilizzerò in un altro video, non vi preoccupate, tanto c'è spazio per tutti. Allora, aspetta, ci sarebbe anche un'altra personcina qui da uccidere. Scusate, ciao. Ciao Gemma, come stai? Tutto bene? Ti volevo dire che la vita a volte è ingiusta e i leader dei club come te a volte devono morire. Mi dispiace caro, mi dispiace, è la vita che me lo chiede. No, cosa ho fatto? Cosa ho pigiato? Cos'era? Cosa ho pigiato? Stavo andando così bene, cosa ho pigiato? Ma perché? Cos'è successo? Ma
perché me la... oh, no, me l'ho ricominciato da zero. No, non me l'ho ricominciato da zero. Ne ho fatti fuori due. Non me... no, mi sei resettato la giornata. No, TSO, 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 TSO. Perché adesso non mi risponde neanche più il gioco? Devo aver pigiato per errore qualcosa. Volevo semplicemente switchare l'arma, invece ho pigiato cambia il giorno della settimana. Ma TSO, TSO. Quanto costa in The Simulator è gratis perché è ancora una beta, quindi non vi preoccupate. Ma dai, ma perché non riesco a non fare disastri? L'altra volta riuscì a darmi la scossa da sola, per esempio. Stavolta sono riuscita a resettare il gioco. Dai, che poi mi sta laggando come la morte. Dai, dai. Ma lo sai che tempo fa Budo come cotta aveva Yano? Forse, esatto, primo fail. Stavo andando così bene, stavo andando così bene. Che poi ho messo che è giovedì come mio. Ma non lo voglio il giovedì. Non lo voglio il giovedì, voglio il lunedì. Che fastidio. Scusate, ma devo ricambiare il giorno della settimana. Non possiamo essere già di giovedì. Che caspita. Se dite Budo mi fate venire, vado a mangiare il budino. Sì, lo so, Budo però purtroppo ragazzi va ammazzato. È uno dei 10 leader, non ci posso fare niente. Lo so, devo ricominciare, dai, non ci si mette tanto. Stavolta magari riesco anche a fare il trucco del taglierino. Esatto, pensavo anch'io. Cosa vuol dire TSO? Vuol dire trattamento sanitario obbligatorio, che indica tutte quelle persone o azioni che sono talmente fuori di testa che andrebbero internate. Ecco, quindi quando mi sentite gridare TSO è perché ce l'ho con qualcosa che ho fatto io, con qualcosa che è successo nel gioco. Un po' come quando porti il secchio d'acqua in mano e le letizie del club studentesco decidono che devi essere chiuso dentro la stanza del consolo, perché apparentemente portare in giro un secchio d'acqua è considerato un comportamento pericoloso per la salute. Allora, Neander Simulator, devi scaricarti a questo punto. Mezz'ora che stiamo qui a vedere il tuo download. Ti dispiacerebbe funzionare? Grazie. Vabbè. Vuoi attivare il demone regno? No, no, non ce n'è bisogno. Come sta Cagna? Ah, Cagna sta bene, ragazzi. Purtroppo sta benissimo. Allora, andiamo subito a prendere la roba al piano di sopra. Mettiamolo via, senza pigiare i tasti strani. E andiamo anche a prendere il taglierino. Vediamo se una volta ce la faccio un tempo, perché ci sono veramente pochissimo. Che ci fanno queste donne qua? Oh... Dov'è il club di arte? È da loro che c'è il taglierino. Cosa se ne fanno non si sa, ma ecco. Datemi sto taglierino del cavolo, va? Così magari do la colpa a qualcun altro. Là. Problema risolto. Allora, andiamo un attimo al piano di sotto. E stavolta cerchiamo di parlare con il tizio del teatro. Così diventiamo un membro del club e poi lo ammazziamo facilmente, forse. Mettiti con Budo invece con Senpai. Ma sono d'accordo con voi, ragazzi. Sono perfettamente d'accordo con voi. Ma non è colpa mia se questa donna ha le fissazioni. Questa donna è apatica, l'unico uomo della terra che le fa provare qualche sentimento è Senpai. Io cosa ti ci posso fare? No, no, stanno già uscendo, ma non ci stanno niente in questo club sti balenghi, ma non è possibile. Dai, ma dove state andando? Dove state andando? Ma non è possibile che siano già usciti e che volevo fare la cosa del taglierino, accidenti a loro. Che fastidio, che fastidio, che fastidio bestiale. Niente ragazzi, sto qua no, sta cosa del taglierino oggi non sa da fa. Non sa da fa. Vabbè, partiamo da un altro killer. Partiamo da qualcun altro, andiamo a far fuori Gemma per scrupolo. In realtà qui ci sarebbe anche Budo, dovrei ucciderlo in qualche modo, Budo, Potrei entrare nel club di difesa, cioè nel club per avere più difesa. Eccolo Gemma, eccolo. Aspettiamo pure che vada nel suo club. Ci sono anche qui due leader da far fuori, uno è Budo e uno è quella di musica che non mi interessa. Vabbè, aspettiamo che lui vada nel club di gaming e poi facciamolo fuori simpaticamente. Sta cosa del taglierino, ragazzi, ve la faccio vedere un'altra volta. Tanto ho già fatto il video, lo vedete lì. La porta aperta non gli piaceva, doveva aprire quell'altra, evidentemente. Vabbè. Dai, apri un po'. Ma devi fare il rituale? No, no, non serve nessun rituale. Allora, Budo, cioè no Budo, tu Gemma, senti, hai rotto. Ti volevo dire che... Ciao. Oh, no, no, no! Non guardate, non guardate, non ho censurato, 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 questo YouTube me la farà pagare carissima. E basta, tutti addosso siete, basta, avete rotto, basta, fatemi censurare, non è possibile, no, la censurona. Vabbè, la gente vola qui. Ayano, fai bene a levarti subito di torno, ma tipo all'istante. All'istante, vabbè, questa YouTube me la farà pagare sicuramente. Allora, scusate, io non ho fatto niente. Levati quel coltello di mano, cara. Mettiamo di nuovo la censura. Mettiamola di nuovo la censura. Vabbè, è andata così.
Diciamo che ho appena sterminato un club. Però Budo non è che sei salvo solo per questo motivo, sappilo. No, it can't be. Non è che sei salvo solo per... Budo? Volevo far fuori lui e basta. Non so come stava passando davanti tutto il club in quel momento, ma... pazienza, vediamo se riesco a trovare Budo da qualche parte. Ho ucciso tutti gli altri tranne Budo, ma veramente... Vabbè, un leader l'ho ammazzato comunque. Ciao, come va? Tutto bene? È un brutto momento questo qui per pensare alle cose. E volevo dire che è stato bello. Vediamo un po' cosa è successo. Qui un bel casino. Budo non c'è per terra, vero? Sì, Budo, sì! Ho fatto fuori anche Budo! Poverino, mi dispiace, però è morto. Budo, mi dispiace, volevo ammazzarti dopo, ma vabbè. Ho fatto fuori tutto il club praticamente senza farlo apposta. Vabbè lo stesso, lo chiuderanno sto club, quindi guardatelo ora finché è aperto. Sono riuscita a fare fuori anche Budo senza volerlo. Qui qualcuno ha rovesciato un vassoio perché gli è pesa l'ansia. Aspettate, mentre arriva la polizia, vediamo se riesco anche a fare un po' di privacy per me e per quest'altro tizio. Allora, scusi, guardi, lei non si è accorto di niente, ma le volevo dire che in realtà questo mondo è un po' strano, appunto. Ciao, benvenuto in questa nuova puntata di Dobbiamo andarcene via tutti. Sarebbe stato bello utilizzare il sistema delle impronte, ma purtroppo non ci siamo riusciti. A quanti leader sono per il momento? Perdonami tutti i peccati, cara tartarughina. E puliscimi soprattutto le armi, perché è bene che me le puliscano. I piedini un pochino sporchi di sangue al momento, come potete notare. Ma era solo vernice del club di pittura. Naturalmente, mi dispiace, non volevo far fuori Budo, ma a un certo punto Iano è andata in rage. Io non sono per niente sospetta qui che lascio le tracce. No, c'è qualcun altro che vuole morire prima che sia il momento? Vediamo un po', allora. Ciao. Tipo, non so, il leader del club di cucina, per esempio. Vediamo un po' se trovo qualcun altro da far fuori. Magari poi il trucco del taglierino lo proviamo a fare, giusto per provare. Anzi, no, non posso perché ho fatto fuori l'idea del club di arte. Niente, la cosa del taglierino oggi non serve da vedere, via. Non serve da vedere. Vediamo un po', qui c'è la stanza di quello che cuce, che non si accorge mai di niente. Beh, più o meno, qui c'è il club dell'occulto, dove far fuori anche loro. Ma dove si trovano l'idea del club dell'occulto di solito? Dove vanno? Chissà dove se ne vanno. Vabbè, non ci interessa saperlo. Vediamo se riuscisse a trovare qualcun altro. Magari piani più alti. Magari c'è qualcuno qui in giro. Beh, queste sono qui spaventatissime. Aspetta, tu non sei il leader, non mi interessi. Il leader del club di sport sarà quello probabilmente più difficile da tirare giù. Ero preoccupata per Budo, ma alla fine con Budo me la son cavata. Sono preoccupata per quello del club di sport. Potrei andare a dare un'occhiata effettivamente. Beh, questo l'abbiamo fatto fuori. Questa sarà l'ultima che deve morire. Questo l'abbiamo fatto fuori. Questo l'abbiamo fatto fuori. Ah, a quanto pare se ne è salvata una del club di arti marziali di queste qua. Se ne è salvata una, meno male. Cioè, meno male per lei, poverina, perché insomma è sopravvissuta al trauma. E adesso dove si va? Dove sono andati tutti quanti? Aspetta, quello di gaming l'abbiamo già fatto fuori. Questi sono quelli rimasti vivi, che non sono accorti assolutamente di niente. Dobbiamo andare un attimino fuori, mi sa. Dobbiamo andare un attimino fuori a vedere se... Ciao, prof. Ciao, prof, ti vedo un po' combattuta. Ti vedo parecchio combattuta. Io mi sono fatta pulire le armi, vero? Sì. Vorrei andare un attimino fuori, se possibile, per vedere se c'è qualcuno che posso beccare fuori. Anche se la vedo un bel problema. Mi dite tutti di avvelenare il consiglio studentesco andando nella loro stanza da pranzo. Quella del giardinaggio, dov'è? Quella del giardinaggio. Anche lei sarebbe da far fuori. Una delle pochissime donne leader. Dove cavolo è finito il club di giardinaggio? Un tempo era così facile accederci. Più che altro perché erano apatiche quelle del club di giardinaggio un tempo, nel senso che potevi ammazzare la gente davanti e non le fregava assolutamente nulla. Ma è tutta qui da sola? Ma sei qui tutta sola, bimba? Davvero? Così felicemente? Così felice sola? Te ne stai? Ops, potrei aver casualmente fatto fuori pure lei. Casualmente, solo casualmente. E casualmente dovevo andare subito a ritoccarmi l'anima perché c'è la prof lì che mi vede... No, mi hanno sgamato. Accidenti, non mi ero ricordata che c'era la tipa lì nella stanza. Ho voluto esagerare. Maledizione, ho esagerato. Stavolta me la faccio più calma.
con calma, Kiria, ce la puoi fare. Non devo strafare, devo fare le cose con calma, col suo tempo. Ero contenta perché ne ho fatta fuori un'altra e adesso si riparte. Non vi preoccupate, ce la faremo. In qualche modo ce la faremo, forse. Missione fallita. Vabbè, è andata oramai, oramai si ricomincia. Dai, stavolta magari ci si fa... Esatto, secondo fail. Magari tenetevi il conto dei fail. Stavo andando così bene, lo so, ragazzi. Stavo andando proprio bene. Devo stare attenta, magari parto prima devo fare più attenta a non farmi vedere, perché se comincio a allarmare la gente poi non posso più muovermi come mi pare. Quindi devo fare in modo di portare la gente negli stanzini. È la cosa migliore probabilmente. Portiamo la gente negli stanzini. Dai, dai, mi sento agguerrita. Magari adesso stavolta riusciamo a fare la cosa del club del teatro, perché sarebbe più comodo per una questione di dare la colpa a qualcuno. Quindi facciamo sta cosa dello stanzino del teatro. Ma avete veramente scocciato comunque. Dai, entriamo nel club del teatro, così poi lo posso ammazzare sto qua. Dai, andiamo piano piano insieme a lui. Chiede infociani veleni e metti nel cibo. Nah, ci farò un tutorial anche su quello. Ah no, ce l'ho già fatto un tutorial su quello. Dai, piano piano ci si può fare, eh. Sono sicura che ce la posso fare. Vero, ditemi che ce la posso fare. Incoraggiatemi, stavo andando così bene, caspita. Che fastidio, che fastidio. Vabbè, piano piano li ammazzo tutti. Le ragazze del consiglio studentesco vanno a mangiare? Io pensavo di no, ma voi mi avete detto di sì, quindi devo controllare. Veramente, sto consiglio studentesco comunque deve morire, eh. Dà un fastidio tremendo. Poi decidiamo chi potrebbe essere da incolpare al posto mio, perché mi metterò a lasciare in giro impronte con il taglierino di qualcun altro, se riesco. Vediamo se riesco a fare quello che ho in mente di fare, eh. Non è detto, ma... Ora seguiamo questo qui, poi magari anche quello di cucina è da seguire in qualche modo. Dai, la terza è la volta buona, la terza è la volta buona, lo so. Dai, vai, vai, quanto ti ci vuole a camminare? Dai, muoviti, muoviti, cambiati le scarpe. No, io sono l'unica con le scarpe nere, con le calze nere, tutto nero, perché ho l'anima nera e quindi mi piace tenere tutto nero. Dai, uomo, vai, vai, cammina, cammina, cammina. Comunque veramente quelle del consiglio studentesco vanno fatte fuori, rompono veramente troppo le scatole, che se poi le ammazzo mi diventa ancora più difficile uccidere, perché ci sono telecamere e mi serve l'ID card e devo fare un casino. Vabbè, dai, piano piano ci si dovrebbe rifare stavolta. Vai, 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 ora fammi diventare un membro del tuo club maledetto. Salutation, sì, 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 voglio diventare, bene, dammi i tuoi guanti, voglio solo i tuoi cavolissimi guanti. Bene, ora che ho i guanti posso fare il cavolo che voglio. Allora andiamo al piano di sopra e andiamo nel club di arte, prendiamo sto maledetto taglierino e facciamo sta cosa. Ripeto, per tutti quelli che non stanno capendo benissimo cosa ci farò con questo taglierino, non vi preoccupate, perché tanto ci farò un video apposito. Dove cavolo è il club di arte? Me lo perdo sempre, deve essere qui vicino. Sì, sono tutti qua i club praticamente, quindi dai, cominciamo con questo qui. Ecco, ora piano piano si ammazzano tutti, eh. Piano piano si ammazzano tutti sti maledetti. Oh, ma ste qua sono un incubo. Sono un incubo ste donne. Allora, piano, con calma. Stavolta cerchiamo di essere più astuti. La cosa stupida, non mi sono neanche messa le mutande magiche. Faccio arrestare Cocona, è un'ottima idea. È una brillante idea far arrestare Cocona. È un'ottima idea, facciamo arrestare subito Cocona. No, non me lo dica che mi si è buggata la scatolina. Ah no, c'ho il cutter in mano, dai. Tira fuori il cutter. Ok, andiamo da Cocona, vai, 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 vai da Cocona. È un'ottima idea. Dove hai trovato i guanti? Nel club di teatro, di cui attualmente faccio parte. E adesso porterò una scatola in giro con la scusa che non riesco a scastrarla, aiuto. Incastriamo Cocona, ma così, giusto per passare il tempo. Allora, Cocona di questo, da questo dovrebbe essere laggiù che recita. Vai, vai, vai. Potrei anche andarmi a mettere una maschera, teoricamente, ma non devo farmi vedere la senpai se ammazzo la gente con la maschera. Ora vediamo un po' con calma. Ma se butti l'acqua sopra quella del consiglio, boh, andranno a cambiarsi. Non sono ancora qua? Ma come non sono ancora qua? Pensavo di trovarle qua. Ma dai, dove siete, maledetti? Ah, Cocona, tesoro, aiutami. Non riesco a togliere questo cutter che mi si è incastrato. Dai, dai, tiralo fuori, tiralo fuori. Grazie, cara, grazie, grazie mille. È un bellissimo coltello con cui fare gli omicidi. Guarda chi si vede là.
mettilo via. Guarda chi si vede. Ciao, ehi là, come stai? What do you want? Voglio parlare con te di cose magiche. Dai, ti faccio vedere una cosa bellissima. Dove cavolo porto questo qua? Mi sta seguendo, sì? Torniamo dentro la scuola magari. Perché, la scuola è di là, quindi andiamo. Vediamo se riuscissimo a far fuori questo tipo. Che mi ha sempre preoccupato perché so che ha un'ottima difesa lui. Però magari se non se l'aspetta. Ce n'è uno anche lì di quei maledetti. Sarà dura farli fuori tutti, sarà molto dura. Intanto ricordiamoci, dov'è lo stanzino qui? Vieni con me nello stanzino, vieni con me nello stanzino. Allora, chiudiamo lo stanzino, metti caso che riesco a farlo fuori con un cutter. Non con me fuori però, con me dentro. No, fermo lì, tu stai fermo lì, non te muove. Non te muove! Perfetto. Aiano, ridi. Brava. Ora, quel cutter tanto non aveva le nostre impronte, giusto? E adesso devo stare attenta a non farmi beccare perché sono tutta insanguinata, giusto? Giusto. Andiamo un attimo qua e facciamoci ripulire subito i vestiti. Non mi sono fatta ripulire le armi però e vorrei farvi notare questo dettaglio. Ok, uno l'abbiamo fatto fuori. Ora teoricamente, ciao. Potrei anche semplicemente adescare le persone nei propri club, ma mi conviene buttare negli stanzini. Quindi anche te ti trascino nello stanzino anche te. Seguimi un attimo. Continua la 1980 mod, please, ma ci puoi scommettere che la continuo? Allora, devo trovare gli stanzini, dove buttare la gente. In realtà anche le classi potrebbero essere buoni posti, però meglio evitare. Uccidi quella del club di giardinaggio. Sì, con calma si ammazzano tutti, eh. Mi piacerebbe ucciderlo qui per fare un dispetto a quelle donne, ma insomma. C'è uno stanzino carino dove posso andare a infilarmi, tipo qui? Vieni. Vieni, Gemma, vieni. Micio. Allora, caro Gemma, ti volevo dire delle cose magiche che riguardano il fatto che io e te un giorno magari saremo amici, ma fino a quel giorno no. Mi spiace. Fino a quel giorno io e te non saremo amici perché tu sarai morto, mi dispiace, è così la vita. Ridiamo un pochino perché più mi si... Ah! È successo. Ops. Qualcuno ha notato qualcosa di strano. Puliscimi subito, puliscimi. Ora dovrebbe essere avvistata la polizia molto presto, se non sto attenta. Però non c'è nessuno di morto da queste parti. Caspita, hanno trovato... Vabbè, dovevo avere le armi di Cocona. Cioè, dovevo avere le impronte di Cocona io. Quindi non dovrebbe essere un problema per me. Dovrei riuscire a incastrare lei. Budo, tesoro, it's time. Seguimi. Seguimi, Budo. Non so dove andremo, ma it's time. Quello stanzino lì è quello con Gemma, quindi no. Il fatto di andare con Budo in uno stanzino in realtà mi farebbe piacere, ma in un altro senso. Questa è una stanza vuota, magari mi segue. Aspetta, fammi chiudere le porte però prima. Allora, Budo, stai buono. Stai buduono. Ok, questa era veramente brutta. Veramente orrida. Budo, torna qua. Tesoro, mi spiace tantissimo, fidati. Fidati che mi spiace proprio tanto. Mi spiace proprio tanto. Oh cavolo, che ci fa con la porta aperta? Pulisciti che ti vedono. Mamma mia. Lei, sempre lei che mi vede. Non vedo l'ora di ammazzarti te. Te non sei mica il leader, vero? Ok, mi spiace, ho fatto fuori anche Budo di nuovo. Allora, ricordatemi un attimo quanti ne ho fatti fuori. Ho fatto fuori Gemma. Ho fatto fuori quello che corre, che non mi ricordo mai il nome. Ho fatto fuori Budo. E poi dov'è incolpare di tutto questo Cocona? Siamo a tre. Oh, ma aspetta, ma c'è vivo pure lui. C'è vivo pure lui, caspita. Lui sarebbe comodo da far fuori, ma ho paura che poi qualcuno se ne accorga. Secondo voi esagero voler far fuori pure lui? È esagerato cercare di farlo fuori? Non lo so se è esagerato. Forse basta tenere lontano dalla zona pericolosa. Quello è lo stanzino dove c'è... Sì? Non lo so dove ti porto te. Dove ti porto? Questo piano è un po' andato ormai, eh.
meglio non portare nessuno troppo vicino alla zona pericolosa, perché finisce che mi beccano perché ci sono troppi cadaveri vicino. Devo ricordarmi di non portare cadaveri vicino alla zona pericolosa. Diciamo che qui ho fatto già un po' un casino, Povero artista, lo so ragazzi, dispiace anche a me, che credete? Vieni alla stanza di easter egg, una bella stanza dove morire. Ora si contano, non vi preoccupate. Mi dispiace, guarda amico, mi dispiace un sacco farti fuori, mi dispiace per tutti. Non c'ho niente di personale contro questi ragazzi, ma mi avete chiesto di fare sta challenge e io non mi tiro certo indietro. Mi dispiace tantissimo, scusami. Scusami un sacco, non volevo. Non volevo, ma mi tocca. Perché ha scelto Taro invece che Budo? Non lo sappiamo proprio. Allora, io devo andare a pulirmi adesso. In fretta, Iano, veloce, veloce, velocissima. Esatto. Ok. Dove bruciare i guanti, secondo voi, prima che arrivi la polizia? Anche se li ho puliti. Però teoricamente li ho puliti, così non dovrebbe succedere niente, non sono insanguinati. Dovrei essere a posto, perché io mi sono ripulita. Non ho pulito però le armi, quindi dovrebbero esserci le impronte di Cocona, penso, sopra. Ora si guarda quando arriva la polizia. C'è ancora quella del giardinaggio, teoricamente, da uccidere. Non so se ce la faccio. Vediamo un po' se ho abbastanza tempo per farcela. Sta qua veramente... Allora, tanto aspetta, chiudiamo un attimo le porte di questo posto. Così quando mi ci trasporto le porte sono chiuse, non si è accorta di niente. Non so se ce la farò a uccidere quella del giardinaggio, non lo so, ci provo. Molto velocemente, vediamo. Ma il leader del club di scienze ci si può fare. Lascia il taglierino. Ma lo vogliamo incolpare Cocona, no? Non vogliamo incolpare Cocona di questo che è successo? I'm sorry, babe. I'm very sorry. I'm very, 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 very sorry, but I have to do it. Non mi guardare, non mi guardare, non mi guardare, non mi guardare. Ok, teoricamente sono pulita, però l'arma non è pulita. L'ho lasciata sporca apposta. Teoricamente dovrebbe dare la colpa a Cocona se la lascio sporca, no? Dovei... Aspetta, pensiamoci un attimo. Se io lascio l'arma con le impronte di Cocona, l'abbiamo fatto tutto questo intrappolamento per... Non si può lasciare a terra, ragazzi, ti rimane in mano. Ti rimane in mano. Per qualche gioco strano non si può. Non si può. Non si può assolutamente toglierlo il taglierino di mano. Anche i coltelli rimangono in mano lo stesso, non so perché. Vediamo cosa succede. La polizia arriva e ha scoperto Budo, Geyu, Gema, Itachi e Uekiya, quindi 5. Ha trovato un cutter macchiato con il sangue di tutti quanti. E le impronte erano quelle di Cocona. Poverina, è stata arrestata Cocona. Visto che non importava togliere i guanti, ho fatto arrestare Cocona. Poverina. Ha accusato un medio omicidio, però nessun altro può darle retta perché non posso arrestarmi, perché insomma lei è pronta e parla in chiaro, ci sono quelle di Cocona e mi interrogano, apparentemente sono innocente, la colpa viene data a Cocona di tutto questo, quindi non dovrebbe abbassarsi la cosa, l'atmosfera della scuola, e se poi se ne va a casa tranquilla. Allora, il club di arte è andato, il club di arti marziali è andato, il club di sport è andato, il club di giardinaggio è andato e anche il club di gaming è andato. Good. Sono stata bravissima. Ve l'avevo detto che non importava lasciare l'arma. Oh, ma come l'atmosfera è abbassata di nuovo? Ma un tempo si abbassava solo se c'era il colpevole che non veniva identificato. Stavolta è stata identificata Cocona. E invece se la trovano addosso a me, danno comunque la colpa a lei, perché gli Yandere Simulator è fatto così. Ma guarda un po' che io pensavo un'altra cosa. Ora diamoci le mutandine giuste però, eh. Allora, vediamo un po'. Allora, vediamo un po'. Quello che mi fa fare le cose da Yandere senza problemi, questo qui, vai. Me ne mancano 5, ragazzi, me ne mancano 5. Vediamo se riesco a farcela. È andato tutto liscio come l'olio. Ok, il club di giardinaggio è finito.
Allora, abbiamo ancora il club dell'occulto, il club del teatro, di cui faccio ancora parte, ma il club del teatro dovrebbe essere smantellato per mancanza di membri. No, ci sono io, quindi ci sono sempre 5 persone. Bene, bene, ce l'ho fatta, dai, le prime 5 sono andate. Adesso devo uccidere quello del club di scienze, del club di fotografia, del club di arte l'abbiamo già fatto, del club di, di musica, ma quella la faremo per ultima. Ah, si abbassa di meno l'atmosfera se il presunto colpevole è in carcere, ok. Ora mi sta crashando il gioco però, eh. Non sarebbe il caso, visto che sono riuscita a fare una bella tripletta. Aspetta, mia mamma. Ora ci sarà il funerale. Infatti, chiaro, mi spiace per questi ragazzi, non se lo meritavano assolutamente di morire. Probabilmente sta live mi verrà demonetizzata di cattiveria, perché sì, però non ci si poteva fare nulla. Allora, per prima cosa andiamo al piano di sopra e prendiamo un simpatico coltellino. Sì, l'atmosfera si è un po' abbassata, ma non così drasticamente, in effetti. Allora, vediamo un po' cosa potrei fare della mia vita. Qui ci sono altre persone che devono essere tolte di mezzo. Allora, vediamo un po', ci sarebbero... Le varie persone sono tutte di sotto ora, però, Vediamo se riesco a allontanarle qualcuna con l'inganno. Dalla palestra sono di là, quindi, forse. Puoi fare di nuovo la cosa col taglierino, visto che c'è ancora vivo il club di teatro? Sì, ma non è più vivo il club di arte, perché il taglierino è lì, quindi non posso andare a prenderlo. Allora, vediamo un po' se c'è qualcuno che posso allontanare con l'inganno. Quello del quello dell'occulto mi interessa. Vieni un po' qua, tu. Guarda, ti volevo chiedere se mi seguivi un secondo. Vieni un secondo via con me. E andiamo, dove si va? Dove è un angolino simpatico dove ucciderti? Ci sono veramente troppe persone qui in giro. Devo stare attenta a quelli di fotografia, perché quelli fanno un sacco di foto. Allora, vediamo un po', mi sta ancora seguendo? Sì, mi sta ancora seguendo, ok. Devo trovare un buon buco dove nascondersi, però. Non lo so bene dove ancora, ma lo troviamo. Cosa potrei fare nella vita? Uccidi tutti, esatto. Il bagno no, perché nel bagno con me non ci viene, qui andiamo di su. Qualche stanzino si trova sempre, piani alti. No, il bagno no. Ma allora? Facevo prima, non so nemmeno bene che cosa. Ma allora, dove sono finiti tutti quegli stanzini? Su, sì, dove sono finiti i miei stanzini? Io vedo solo bagni. Vedo solo i bagni. Ma dove cavolo sono andati quegli stanzini? Vabbè, vuol dire che andremo a farlo fuori da un'altra parte, dai. Basta che sia lontano da... dal coso, come si chiama? Tipo, qui non ci veniva nessuno. Basta che sia lontano dal club di musica. Ecco, allora, senti, io ti volevo dire che, guarda, mi dispiace vederti così abbattuto. E se vuoi, ti do una mano a essere meno depresso. YouTube, accidenti, mi farà un mazzo enorme per questa cosa. Rimettiamo la censura attiva, che non so perché si toglie ogni 5 minuti. Ok, e tartaruga cara, fai in modo che io non abbia fatto niente. Non ho pulito le armi, però, quindi se mi scoprono è un casino. Qui ci sono persone varie di club smantellati, vari, che parlano. Sì, sono quelli del club di arti marziali, che chiacchierano fuori. Club di arte è chiuso, ma questa continua a fare gli sketch. Allora, poi sarebbe quello del club di scienze. No, no, volevo dire del club, non volevo dire dell'aula di scienze. Vediamo se lo trovo. Non mi ricordo mai a che piano siamo. Qui siamo al secondo piano, eh. Gli stanzini sono magici, per quello sono scomparsi, ma veramente. Vabbè, andiamo a cercare altri leader. C'è anche il leader del club di cucina da far fuori, poverino. Allora, qui c'è la stanza degli annunci, non mi interessa. Classi, la classe non mi interessa. Mi servono tutti i club, 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 club. A cagna. Biologia, biologia, art room. No, vabbè, qui non ci sono i club. Aspetta, 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 vieni qua tu. Welcome to my lair. There is nothing more powerful than science and technology. Our pursuit is the development of new technology for the purpose of world dominance. Sei inquietante come lo schifo, amico, eh? If you join, sei inquietante, sappi che sei molto inquietante. Però potresti seguirmi un attimo. Guarda, allora andiamo un attimo al laboratorio di scienze,
perché nel laboratorio di scienze ho visto delle cose che secondo me ti possono piacere. Anzi, nel laboratorio di biologia, guarda, c'è una cosa bellissima nel laboratorio di biologia che si chiama, non c'è assolutamente un tubo, però è bello parlarne. E niente, insomma, ti volevo dire che niente, non ti ho detto niente, però adesso sei morto, scusami, niente di personale, è una sfida che sto portando a termine, quella di continuare a guardarmi storto se non mi do una sistemata. Ecco, ecco, non ho pulito le armi, però ricordiamoci questa cosa che è importante. Ok, ne ho fatti fuori altri due, ne sono rimasti vivi tre. C'è quello del club di cucina che deve essere qui, che gironzola come un pazzo col suo vassoietto in mano. Vai a trovarlo adesso, dove sarà? Allora, il club di scienze, il club dell'occulto, il club di teatro naturalmente è ancora vivo. Il club di teatro naturalmente è ancora vivo. Il club di musica lo lasciamo vivo perché sì, quindi musica, teatro, chi altro c'è video? Chi è vivo? Club di fotografia, ovviamente, il club di fotografia. Dov'è il club di fotografia? Non me lo ricordo mai. Qui c'è quello di arte, di musica, di arti marziali, ma è chiuso. Infatti c'è la gente che ci chiacchiera fuori, di gaming che è chiuso. Workshop, non ci vado mai nel club di fotografia. Oh, ma cosa vuoi? Boh, deve essere al piano di sopra forse. A meno che non ci sia il tetto al piano di sopra. Lo so che vi piace Budo, lo so che vi piace, a tutti piace Budo, ma doveva morire, mi dispiace. Niente di personale, non vi preoccupate, al prossimo respawn è di nuovo vivo, tranquilli. Aspetta un po', sei tu il leader? No, non sei tu il leader, non mi interessi. Neanche lei è il leader, non mi interessa. Qui c'è il club di fotografia. Lo vedo questo qui molto convinto della sua vita. Ma il leader dove sta in tutto questo? Dove è andato? No, dove cavolo è andato il leader? Ma cosa? Ma è vera sta cosa, no? Ma dov'è? Dove sarà il leader del club di fotografia, mi domando io? Dove sarà andato? Scusami bimba, non ti volevo venire addosso a cagna maledetta. Allora, vediamo un po' dove sarà il leader del club di fotografia. Dove si sarà occultato? Aspetta, con lei mi ha visto, ci posso anche parlare. Don't talk to me. I know you killed someone. I'll make sure everyone knows what you've done. Non vuole che le parli perché sa che ho ucciso qualcuno. Ma no, io non lo farei mai. Vieni qua tu. No, non puoi parlarmi adesso. Non puoi parlarmi adesso. Quello non è il leader. Sei tentata a ammazzarli tutti in questa stanza. Ma c'è quella lì fuori, non posso farlo naturalmente. Quello lì lo seguo per ucciderlo se riesco. Vattene un po' via te. Sti qui del club di fotografia sono a caccia di scoop, io lo so. Proviamo a seguirlo un attimo, vediamo come va. O vediamo dove va. C'è troppa gente qui che mi guarda. Non va bene, non va bene, non va bene. Quando è per le scale è un momento per farlo fuori, probabilmente. Devo trovare quello del club di fotografia in qualche modo. Devo stare molto attenta. Sto rischiando grosso a fare quello che voglio fare, perché rischio di avere dei testimoni. Però se lo faccio per le scale forse c'è meno rischio. Forse per le scale c'è meno rischio, soprattutto perché è stato un omicidio molto silenzioso. Quindi non mi guardare. Lei intanto non si è accorta mai di niente, più di tanto. Ok, le armi non le ho ancora pulite, ricordatevi sto dettaglino. Me ne mancano due leader. Me ne mancano due a far fuori. Ma anche il leader di fotografia, che non è dove caspita possa essersi cacciato. Quelle club di fotografia sono molto... Oh no, se ne sono accorti. Mi hanno sgamato. Mi hanno sgamato, l'hanno trovato il primo corpo. L'hanno trovato. Puliscimi l'arma. Ma dov'è quello del club di fotografia? Sì, mi hanno sgamato, lo sapevo. Lo sapevo che sarebbe successo. Qui stanno già correndo verso il corpo, ovviamente. Ma dov'è il leader del club di fotografia? Lo devo seguire proprio di cattiveria. Andiamo a fare un giro per il teatro, va? Prima che parta il countdown. Che forse c'è ancora speranza di combinare qualcosa. Non ho ammazzato nessuno, vero, vicino alla stanza questa qua, vero? Non c'è nessuno qui? Qui tutto tranquillo? Sì, c'è la cagna che sta facendo la ronda. Ok, allora andiamo un attimo fuori. Vediamo se per caso fossero ancora a recitare questi qua, che magari cerco di far fuori anche il leader del club di teatro, se riesco. No, ma non stanno recitando. È chiuso il club di... No, è aperto, quindi sì, ci sta che stiano recitando.
Ecco, ok, ok, vediamo se ce la posso fare. Sto facendo una sudata tremenda per, un po' per il caldo, un po' perché non c'è aria in questa stanza. Vediamo se riesco. Allora, qui ci sono quelli del club di sport. Lì c'è ancora il funerale di quelli del giorno di oggi. E quelli del club di teatro, dove caspita se ne sono andati oggi? Non riesco a trovare quelli del club di teatro né quelli del club di fotografia di leader. Dove si sono nascosti? O dovevano pure essere in qualche parte, no? Della scuola, non saranno svaniti nel nulla. Certo che in questa scuola non ci avessi di fare lezione un giorno tranquilli, eh. Succede sempre qualche guaio. Dove potrebbero essere? Mi verrebbe da dire nel club, forse? Sì, sono nel club, in effetti. Sono proprio nel club. Senta, lei... Noi siamo già amici, no? Cioè, volevo dire... fammi un favore. No, non volevo... No, non volevo spettegolare su nessuno. Vieni un attimo. Perché la leader del club di consiglio non si fa vedere? Semplicemente perché è una delle rivali, come tutte le rivali, è assente al momento. Se avete notato, è sparita anche Okaruto, non c'è Kizana, che dovrebbe essere la leader di questo club al posto di quest'uomo. Infatti lui sta muovendo solo per errore. Allora, vieni allo stanzino magico. Vieni, vieni. Vieni. Micio, micio, micio. Allora, allora, scusate. Qua è lo stanzino dove l'ho fatto fuori la prima volta. E lo faccio fuori anche la seconda. Sorry, 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 sorry. I'm so sorry. I'm so, 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 so sorry. Allora, intanto fai finta che io sia pulita e puliscimi le armi. Mi manca quello di fotografia. Accidenti, dov'è quello di fotografia? Dov'è quello di fotografia? Ho pulito tutto, anche le armi, no? Ok, ok. Ma esiste un clonatore così si clona Budo e ognuno ha il suo? Lo so, Budo, Budo Forever. Che poi in realtà come modello facciale sono tutti uguali sti qua, non è che... Non è che siano tanto diversi. Ma perché devi uccidere Budo? Perché la sfida! Mi dispiace aver ucciso Budo, ma vi pare? È carino Budo, mi piace Budo. Allora, allora, ragioniamo un secondo su da farsi, eh. Allora, queste sono le informazioni degli studenti, no? Allora, fuori, morto, 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 morto. Vivo, 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 morto, morto, morto. Chi se ne frega, morta. Lui, dove cavolo sei tu? Dove sei? Dove sei? Perché? Dove sei? Ah, in realtà non gliene frega niente a lui della fotografia, pur essendo il leader, sta lì soltanto perché è così. Dove sarà? Dove si occulta quest'uomo? Lì a mangiare snicket e snacket dentro il suo club? Dove sta? Dov'è il club di fotografia? Al terzo piano, mi sembra. Non vi siete accorti che il vostro leader non è più tornato? Dopo che è andato via con me. In realtà in questa scuola sono anche un po' rintronati, eh. Perché, insomma, se solo si accorgessero di quante cose succedono... Ma dov'è? Dov'è quel maledetto uomo? Non lo trovo! Non riesco a trovarlo. Non posso uccidere ancora la penultima leader che mi manca. Sapete cosa? Vado a lezione. Vado a lezione e vediamo che succede. Fammi andare a lezione. Fammi andare a lezione. Fammi andare a lezione. Fammi andare a lezione. Accidenti a te. No, c'è un omicidio in corso. Non si può andare a lezione. Sì, però non vedo il timer della polizia. Come mai? Cos'è sto bug? Dai, cos'è sto bug? Ero stata così brava. Ero stata così brava. Cos'è sto bug atroce? Dai, ne ho ammazzati tre. Mi mancano gli ultimi due. Gli ultimi due che non li ammazzo. Uno perché mi serve viva e l'altro perché non è dove cavolo sia. Dai. Dai, cosa sta succedendo qui? Perché non posso fare le cose? Perché non posso andare a lezione tranquilla? Che fastidio. Perché mi si deve buggare tutto? Allora, cerca nelle informazioni. La Yandere Vision di rosso trova lui? Perché i leader me le mette rossi. Gialla perché mi ha visto fare omicidi. Non vedo nessuno però. Un altro testimone? Perché quello è giallo, scusate? Perché mi ha buggato tutto? Allora, dici chiedi un favore allo studente così lo distrai. Proviamo. Proviamo. Allora, distraimi questo qua. Proviamo, fate come, facciamo come dite voi. Allora, dai, vai dove devi andare così ti seguo. Così lo trovo dov'è.
Vai, ottima idea, avete dato un'ottima idea, così sappiamo dov'è. Guarda come sta correndo come un pazzo. Vai, 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 dove stai? Dove stai? Dove si nasconde? Allora? Allora, mi parte da lui? Davvero? Com'è che Ayano riesce a correre più veloce di qualunque altra persona nella vita? Ma eccolo lì? Sì, eccolo lì! Si stanno dicendo, no, no, a me non piace nessuno, neanche le fotografie, a me fa schifo tutto. Dai, 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 avvicinati, avvicinati. Vieni qua, vieni qua. Senti, ti volevo chiedere un favore, mi segui e ti faccio vedere la tua morte. No, volevo dire... Oh, ciao! Ciao, donna con i capelli blu! Ok, le persone stanno cominciando... dite che mi becca qualcuno da qui. Ciao. Ti vedo parecchio arrabbiato, bimbo. C'è nessuno che mi può vedere da qui? Spero di no. Spero tanto di no. Spero tantissimo di no. Dai. Mi ha pulito l'arma, mi pulisce l'armatura. Non è, non c'ho niente addosso, non c'ho assolutamente niente addosso. Aspettate. Vediamo se riesco a ammazzare pure lei. C'è nessuno in giro, tipo cagna? Non c'è la cagna in giro, non c'è nessuna di loro. Allora, è il momento che muoia anche l'ultima leader. È il momento che muoia anche l'ultima leader. È il momento che muoia anche tu. Mi spiace, ma sei l'ultima rimasta delle leader. E magari dovrei anche aggiustarmi un attimo, perché insomma non è il caso di farsi conciare così. Pulisci le armi, soprattutto quello è il problema. E io me ne vado tranquillamente via dalle scatole. Dovrei averli fatti fuori tutti, vediamo un po'. Allora, morta, morto, 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 sono tutti morti. Tutti i leader sono morti male. Sapete cosa? Vado a dar fuoco comunque al coltello, giusto così, per scrupolo mio personale. Teoricamente se fossi veramente malvagio dovrei far fuori anche la testimone laggiù, perché insomma ha cercato di incastrarmi, giustamente, lo farei anch'io, ma se non arrivi a 5 testimoni non ti possono incastrare. Lo so ragazzi, l'amore di Budo è una cosa di quelle che è magica. I bulli sono qui che bullano. Devo andare un attimo all'inceneritore però, scusate. Devo incenerire un coltellino. L'armatura no perché... cioè l'armatura, l'uniforme no perché non ce n'è bisogno. In realtà era pulito ma l'ho buttato via lo stesso. Addio. Così non mi trovano armi addosso, sono pulita. E tutti i club sono stati chiusi. Sono indecisa, non so se entrare nel club dell'occulto o in quello delle arti marziali. Beh, nel club dell'occulto perché è più figo Budo, ovviamente. Qui hanno chiuso il giardino, hanno chiuso tutto. In realtà non converrebbe mai far fuori i membri di un club. Per il semplice motivo che quando si fa, poi magari degli oggetti interessanti, delle potenzialità interessanti di quel club vanno a quel paese. Quindi non consiglio di farlo. Qual è il tasto per cambiare la yandere? Cioè, dici per capelli, quelle cose lì? Mi sembra sia... vediamo un po' se lo ritrovo. Allora... yandere, fatti vedere. Allora, se premete per esempio punto, potete capire che succede qualche cosa in particolare. E adesso la vostra yandere somiglierà un pochino di più a Cocona. Proviamo ad andare sul tetto, mi dite la regia. Ciao Graffi, siamo 700 quasi, lo so. Infatti vi adoro ragazzi, vi ringrazio tantissimo per essere qui. Sul tetto non c'è un'anima di nessuno. C'è Miss, sono una persona sociale che legge un suo libro come senpai, probabilmente sempre il solito. Le sorelline qui che chiacchierano felici perché loro non frega niente di nessuno, gli basta essere felici tra di loro. Questo qua che, boh, che sta festeggiando il mese del Pride, probabilmente. Per cambiare i capelli mi dite la regia, la H, esatto. Per cambiare i capelli abbiamo la H, potete fare i codini, per esempio adesso lasciamo che hai i codini, Ayano, perché è so cute kawaii. E se volete mettere gli occhiali o qualunque cosa sull'occhio è P. Ecco, se volete tipo mettere gli occhiali da Info-chan è P, ecco appunto. Anche se si vede il buchino dove dovrebbe essere la coda, tipo dietro nei capelli, se vedete. Comunque potete metterle quello che vi pare. Insomma, io la preferisco senza occhiali perché quegli occhiali non le stanno bene. Poi se uno preferisce, insomma. Poi ci sono anche gli oggettini stupidi da metterle in faccia, che non mi ricordo in quale tasto si fanno. A volte lo premo per errore. Questo è il tasto della musica. Vediamo se li ritrovo. Vabbè, c'è un tasto che serve per mettere gli oggettini in testa. Oddio, qual era? Eccolo, questo è la O.
le potete mettere tutte queste cosine, tipo il pupazzino di Senpai. Gli ho messo una coda aggiuntiva in testa, a quanto pare. Le mutande in testa, il polpino, il cappello, la bistecca. Tutte queste cose qui che sono solo come valore estetico, non voglio dire nient'altro, ma sono pucciose da usare. Tipo il fiocchettino è super carino, è super kawaii, cute. Sti capelli non mi piacciono niente però, già questi sono più belli. Questi alla vecchia cocona proprio fanno schifo, ma insomma è H nel caso ve lo state chiedendo. Capelli più lunghi di miei, sta qua. Questi capelli non mi ricordano assolutamente Mirai Nikki per niente. Questo è l'altro cartone che non mi ricordo il nome, Dragon Ball, qui sarei la gemellina di quell'altra, guardate. Siamo praticamente gemelline adesso con questo taglio di capelli così uguale. Qui sarei come Info-chan, vabbè, sono tutti i capelli delle varie compagne di classe questi perché sono carini. Ci sono anche i capelli della mamma d'Ayano da qualche parte, Sono belli questi tagli di capelli, però se uno non volesse magari sempre tenerla uguale, io la tengo uguale di default perché mi piace a me com'è di default, ma posso capire che uno possa piacere un po' meno. I capelli come Hatsune Miku! Gli ho appena messo un fioccone talmente grosso in testa che non riesco neanche a toglierglielo tra un po'. Vabbè, dai, esperimenti vari con i capelli mentre aspettiamo che arrivi la polizia e mi dica che ho fatto un ottimo lavoro, perché sì, ho fatto un ottimo lavoro. Dai, un paio di capelli che mi garbino ci sono, questi non mi piacciono. No, 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 no. C'è già qualcuno che ce l'ha a scuola capelli così, probabilmente non mi va di averli uguali a loro. Sì, questi sì, questi vanno bene, vai. Ora sono Sailor Moon. Ops, c'è un cadavere laggiù. La polizia arriva a scuola. Ha trovato più di 5 corpi. Come più di 5 corpi? Quante gente ha ammazzato? Bella Yano comunque così, bellissima. Chi è mo? Quante gente ha ammazzato? Come più di 5? Il leader del club di cucina è andato. Il leader del club di teatro è andato. Il leader del club dell'occulto è andato. Il leader del club di musica è andato. E anche il leader del club di fotografia è andato. E tutti i club verranno chiusi, compreso quello di scienze, naturalmente. Beh, che dite? Ho fatto un buon lavoro? Ho fatto un buon lavoro a parte i due file iniziali? Direi che in qualche modo me la sono anche cavata. Andiamoci a dormire. Andiamo al funerale delle nostre vittime e poi siamo a posto. E la sfida che mi avete proposto è stata fatta. Sono riuscita a farli fuori tutti. Non ci sono più club nella scuola. Il che è un problema in realtà, perché i club sono pieni di cose super belle e interessanti, quindi è un problemone. Comunque ce l'ho fatta con questo caldo. Sono riuscita a fare la sfida. Ok, la smetto. La smetto di fare i balli della vittoria, perché non è il caso di fare i balli della vittoria. Ma questo non significa che non possiamo comunque divertirci male davanti al fatto che tutti i leader del club se ne sono andati. Sailor Chan, esatto. Quindi vediamoci il funerale delle nostre vittime tra 20 minuti circa, perché lo sapete, gli Yandere Simulator a caricare è lento come la morte, ma altrettanto inesorabile. Yandere, per favore, caricati. Molto velocemente, per favore, perché is beautiful quando ti carichi. Se lo fai, spero che tu ce la faccia. Per favore, gioco, caricati. Non possiamo stare qui fino a domani. Ecco. E il funerale? Ah, ecco. Sei persone. Aspetta, ma allora non erano 11 leader, non erano 10 come pensavo io. Ecco perché. Ne ho fatti fuori 6 addirittura. Erano 11 leader. Vabbè. Erano 11, vabbè. Ecco perché ne ho fatti fuori più di 5. Che tristezza. Guardate un po'. Guardiamo un po' in giro per la scuola. Adesso tutti i club sono stati chiusi. Non c'è più niente di aperto. Hanno tolto anche i fogli. Qui, se vi ricordate, c'erano tutti lì i fogli dei club. Li hanno tolti tutti, perché adesso i club sono stati chiusi tutti. Che mi sembra stupido in realtà, perché voglio dire, morto un leader possono sempre farne un altro. Magari uno può dire non c'hanno voglia. Tutto chiuso, è tutto stato sigillato. Guardate, tutto completamente sigillato. Mi domando se uno cerchi di far così ci può andare lo stesso. In realtà ci può andare lo stesso qui dentro, però non penso ne possa uscire adesso. Teoricamente uno ci può entrare perché la stanza esiste ancora, però è bloccata dall'esterno.
quindi uno se vuole uscire deve necessariamente usare i teletrasporto. Comunque spero che vi siate divertiti in questa challenge che mi avete proposto voi. Se ne avete altre da suggerirmi, fatelo nei commenti e cercherò di accontentarvi. Grazie a tutti, alla prossima. Da una Kiria Super Yandere Eterna Love è tutto, alla prossima e ciao. E mi raccomando, attenzione a Iano, perché insomma è un pericolo pubblico, l'avete visto anche voi. Ciao ciao, e grazie mille che oggi siete stati tantissimi in live. Ciao ciao.